proviamo con un mezzo miracolo a vedere se i nostri elicotteri riescono a tornare sulla corsa. Fra l'altro, le condizioni del tempo, le caratteristiche di questa valle, e ci sono anche le gallerie. Infatti adesso si trovano in galleria i primi, questi sono corridori staccati. Gruppo che abbiamo detto si è spezzato in due tronconi, e fra l'altro ci sono già le prime fasi di selezione, perché sono molti gli uomini che stanno già perdendo contatto. Lì la strada vecchia, ma la nuova eccola qua. Proprio all'uscita del tunnel, questo è uno dei tratti più difficili, sono 3 km con pendenze che vanno dal 7 al 10%, ma tra un po' la salita finisce, comincerà un tratto pianeggiante e ci sarà anche un breve tratto in discesa. Garzelli, Cherel, Chop, Pinot e Rabottini, ha perso contatto Lars Bak, proviamo a tornare in corsa da Savoldelli. Siamo appena usciti da un lungo tunnel, è stato Garzelli a provare a rilanciare l'andatura, la giuria ha fermato tutte le ammiraglie, in questo momento è Pinot che sta provando a rilanciare la velocità. Siamo in un tratto di strada pianeggiante, non piove più o perlomeno piove poco, il gruppo dietro inseguitore vede i fuggitivi, nella galleria ci siamo dovuti portare davanti a loro perché non sono molto lontani. L'andatura dei fuggitivi non è elevatissima, anche perché tre di loro, anzi due perché Bax è staccato, hanno fatto tanti chilometri di fuga. Comunque Pinot adesso ci crede ancora, sta cercando di rilanciare l'andatura. A voi la linea. Anche il gruppo adesso sta per finire il primo tratto, quello più difficile. Danilo Di Luca in testa, vedete la maglia rosa lì, attento. Quindi Di Luca non farà la volata, si è messo a disposizione, esatto, della squadra. Avevamo prima il dubbio, la Katiuscia sta lavorando per Di Luca o per Dani Moreno o per Joachim Rodriguez, sicuramente non per Di Luca, perché altrimenti non sarebbe là davanti ora. Si sono portati nelle prime posizioni del gruppo i Saxo Bank, chiaramente Alberto Contador non vuol correre rischi, non ha paura di qualche possibile trappola, e chiaramente adesso è cominciata la salita e i suoi uomini sono nelle prime posizioni. Ricci Porta è lui il corridore in seconda posizione, settimo al giro 2010. Pinot intanto è in testa al gruppo dei fuggitivi. Ecco Davide, per spiegare l'atteggiamento tattico di quello che sta succedendo davanti, ha chiesto insistentemente un po' a tutti dei cambi Stefano Garzelli, poi adesso comincia la salita e si mette davanti Pinot a tirare, quando ormai però ha 25 secondi di vantaggio. Adesso penso che sia un po' troppo tardi, appunto. Ma Pinot era generoso anche prima, sono altri che non collaboravano, primo tra tutti Rabottini, un po' forse per stanchezza e un altro po' forse perché oggi Visconti potrebbe cercare di fare una possibile volata tra 20-25 corridori, quelli che potrebbero arrivare qua su insieme. È stato ripreso intanto Lars Bak dal gruppo, andiamo da Andrea De Luca in corsa. Dietro al gruppo della maglia rosa che occupa costantemente la sesta posizione, adesso la strada mi ha permesso di voltarmi indietro per vedere se la parte del gruppo che si era staccata nel lungo rettilineo sotto la pioggia battente poteva rientrare, non è così, ho visto tra l'altro al tornante Danilo Di Luca spingere molto bene, una andatura molto più veloce negli ultimi chilometri per il gruppo che sta facendo le prime vittime tra virgolette, alcuni si staccano però ci sono anche alcuni corridori che sono riusciti a rientrare, tra questi il campione italiano Giovanni Visconti che ormai è a 10 metri dal gruppo maglia rosa e praticamente in questo momento missione compiuta per Visconti, è nel gruppo maglia rosa. A voi la linea. Grazie Andrea, eccolo qua inquadrato Giovanni Visconti, subito preso, beccato, trovato dalle nostre telecamere. Questo è il momento in cui Giovanni Visconti si sta riaccodando alla prima parte del gruppo, il gruppo con tutti gli uomini di classifica. E quindi probabilmente Giovanni Visconti faceva parte del secondo gruppo che si era frazionato per colpa della caduta. Sono rimasti una quarantina di corridori davanti nella prima parte, Davide, lo abbiamo visto con l'inquadratura dell'elicottero, eccolo qua. Sì, perché questo è uno dei tratti più difficili della lunga salita verso Macugnaga, sono 3 km, poi tornerà la strada pianeggiante e anche un tratto in discesa. La salita tornerà ad essere abbastanza impegnativa ai meno 9.
Sono rimasti in due davanti Pinot e Rabottini, tutti gli altri raggiunti dal gruppo. Il primo a perdere contatto è stato Lars Bak nella fuga, poi è stato ripreso dal gruppo anche Stefano Garzelli. Davanti rimangono dunque Rabottini e Pinot. Ricordiamo che facevano parte della fuga iniziale, quella che ha caratterizzato la prima parte della gara, la prima parte di questa tappa, insieme a Lars Bak. Adesso la strada è pianeggiante, non è più salita e lo sarà per diversi chilometri. Stanno guadagnando Rabottini e Pinot. Radio Informazioni ci dice che in questo momento hanno 40 secondi di vantaggio. Sembra quasi che il gruppo stia giocando un po' però con i fuggitivi, Davide, perché da 12 minuti poi erano arrivati a 5 minuti, poi 25 secondi, ora 40 secondi il ritardo del gruppo. Facciamo un altro tentativo con le nostre motocronaca, andiamo sulla 1, motocronaca 1 con Andrea De Luca, te. Alle spalle del gruppo Maglia Rosa, pioggia battente, prima abbiamo sentito un tuono che ci ha scosso, talmente era forte e potente. Da segnalare Ruano, lo scalatore dell'Androni Cipi, grande protagonista in questo Giro d'Italia, l'abbiamo visto staccarsi qualche chilometro fa, o soffre particolarmente queste condizioni climatiche oppure sta risparmiando la gamba per quella che è la tappa più attesa per lui, quella del Colle delle Finestre. Adesso ci vorrebbe più che una bicicletta un bel paio di sci d'acqua, perché tutto il manto stradale è letteralmente allagato. A voi la linea. Eh sì, bruttissima giornata questa per quanto riguarda le condizioni meteo, giornata di tensione, di incertezza, comunque una giornata di grande lavoro anche per i nostri tecnici che operano sui mezzi aerei, sull'elicottero di ripresa con Giorgio Viana e Gianni Bugno, Paolo Dominici e Salvatore Princiotta. Questo è il momento dove vengono raggiunti Garzelli, Chop e Scerella. Ripresi dal gruppo, ha fatto un grande lavoro, lunghe tirate degli uomini della Katiuscia, in pratica da quando si è messa davanti la formazione di Joachim Rodriguez, beh, lì si è capito che non aveva grande destino, che non avrebbe avuto grande fortuna la fuga dei sei uomini che erano al comando. Stefano Garzelli adesso si è, possiamo dire Davide, si è fatto riprendere. Penso di sì, perché in un arrivo del genere lui può dire la sua, ha speso tanto, ha fatto 4 km del Motterone a tutta e poi ha anche tirato dopo, però secondo me potrebbe avere ancora la forza per reagire e resistere. Adesso tra l'altro c'è la possibilità di recuperare un po', qui la strada è pianeggiante, siamo a 20 km dall'arrivo, adesso la strada sale leggermente al 3%. 15%, in pratica è il tratto duro, il tratto davvero difficile, se lo sono già lasciati alle spalle, però guardate come rimbalzano le gocce d'acqua sull'asfalto, 20 km al traguardo, la vera insidia oggi viene dal cielo. Andiamo da Paolo Savoldelli. Sono alle spalle dei due fuggitivi Rabottini e Pinot, sta piovendo molto forte, hanno incrementato un po' il loro vantaggio adesso. Ci avete visto bene lì dallo studio, Stefano Garzelli si è rialzato, prima aveva provato a rilanciare un po' l'andatura, ma quando si è reso conto che era difficile ha cominciato a guardarsi indietro e si è sfilato. Uguale hanno fatto anche i compagni di fuga, tranne Bak che si era staccato perché non ce la faceva. Garzelli ha controllato per un po' e quando gli sono passato a fianco mi sembrava anche abbastanza tranquillo. Penso che, come avete detto voi, possa provare a tenere duro per provare a vincere questa tappa. A voi la linea. Grazie Paolo, grazie. Chiaramente stando lì a pochi metri dai corridori hai la possibilità di vivere davvero la corsa dal di dentro. Anche Ruano, che era rimasto nel secondo plotone, è riuscito a rientrare sulla gruppo Maglia Rosa. Ed eccoli qua proprio nella coda, eccolo qua proprio inquadrato il venezuelano della Androni Cipi in coda nella parte finale del gruppo, del primo gruppo che ricordiamolo si era spezzato in due in occasione della caduta nella quale erano rimasti coinvolti Pinot. Molto bravo Jairo Ermetti, lo ha aiutato in questo inseguimento nella quale la caduta nella quale era rimasto coinvolto, scusate, Pinotti, non Pinot, insieme a Lewis, Ochoa, Diachenko, Machado e Vekelen.
Adesso per 10 km la situazione non dovrebbe cambiare, o meglio, non si staccherà nessuno dal gruppo Maglia Rosa. Adesso la salita è facilissima, al 3%, poi diventa un po' più impegnativa al 6%, ma il tratto più impegnativo comincerà quando di chilometri ne mancheranno 9. E continua intanto a piovere violentemente sulla corsa. A dire la verità, non ancora, almeno qua nella zona del traguardo. Professor Fagnani, siamo ai piedi del Monte Rosa, siamo nella terra dei valzer. Sì, siamo proprio in quell'area dell'area alpina, l'area del Monte Rosa, che è stata colonizzata nel XII secolo proprio dalla popolazione valzer, che è un'antica popolazione di origine germanica proveniente dal vicino Vallese, che è venuta qui alla ricerca di nuovi pascoli e che parla una tipica lingua che è una sorta di dialetto tedesco antico simile allo Schweizerdeutsch, cioè lo svizzero tedesco, e che è anche chiamata curiosamente altissimo alemanno. 35 secondi il ritardo del gruppo tirato da Losada. Saxo Bank, la squadra di Alberto Contador lì nelle prime posizioni, stanno arrivando anche i Liquigas. Questo non è un tratto nel quale in teoria potrebbero succedere grandi cose, però attenzione perché presto la strada tornerà a salire. Torniamo da Paolo Savoldelli. Il gruppo della Maglia Rosa vede i due fuggitivi, un lungo rettilineo alle mie spalle, li vedo arrivare, mi sembra che stiano controllando e stiano andando più o meno alla stessa velocità. È una parola grossa chiamare salita il tratto che stiamo percorrendo adesso, perché praticamente la strada è piatta, anche se la cartina indica sempre in continua ascesa, adesso è completamente piatta. Continua a piovere molto forte. Pinot e Rabottini stanno proseguendo dandosi cambi diciamo uguali, si era risparmiato un po' in precedenza Rabottini, infatti nonostante che sia in fuga da tanti chilometri ha ancora un po' di energia. È strano Pinot ancora in fuga oggi, perché ieri quando avevamo affrontato la salita di Ganda era andato in crisi subito dopo 500 metri e oggi ha trovato l'energia di riprovarci un'altra volta. A voi la linea. Grazie Paolo. Davide, di solito parliamo di Ogerland, no? Però anche Pinot insomma è uno bello strano, cioè è difficile da in qualche modo da catalogare come corridore, di solito le mosse dei corridori sono facili da spiegare, a volte un po' meno lo scatto di Ogerland sul passo verso il passo Jau. Lo stesso Pinot ha dei momenti che sembra un treno, altri invece che sembra che sia ormai alla frutta. Invece adesso mi sembra che stia pedalando non bene, benissimo. Tra l'altro oggi non è la prima volta che dimostra questo corridore, Jérôme Pinot, cioè, di avere una gamba eccezionale. È un ottimo corridore Pinot, è davvero un corridore. Vabbè, l'anno scorso ha vinto la tappa di Novi, ma anche al Tour de France l'abbiamo visto tante volte all'attacco, ha indossato anche la maglia Poix come miglior scalatore. Non tante volte all'attacco, qualche volta non lo abbiamo è visto all'attacco, perché c'è... Era sempre nei tentativi di fuga. E adesso, sai, anche corridori esperti come Pinot ogni tanto sbagliano. Intanto vedete i cartelloni per Acheula, lo abbiamo detto, è il corridore di casa. Qui la salita è al 3%, tra un po' diventerà leggermente più difficile, al massimo 6%, ma lo ripeto, la salita vera comincia ai meno 9, che poi al massimo è al 6-7%, non di più, forse qualche tratto all'8. Ho sempre visto Scarponi nelle prime posizioni. Ecco, in un arrivo del genere anche un corridore come Michele Scarponi potrebbe cercare di far la volata. Non dimentichiamoci che ci sono i secondi di abbuono e tra il secondo e il terzo, tra Scarponi e Nibali, non c'è tanto. Quindi anche pochi secondi potrebbero alla fine essere utili. Sulla carta favorito dal percorso di domani Michele Scarponi, sempre sulla carta dovrebbe essere favorito per la cronometro conclusiva di Milano Vincenzo Nibali, anche se il percorso adesso è diventato più breve, perché ricordiamolo è cambiato appunto il tracciato della cronometro di Milano in concomitanza l'arrivo del Giro d'Italia con la giornata elettorale per le amministrative, il ballottaggio per il comune di Milano, e dunque proprio per non creare eccessivi problemi alla circolazione
circolazione cittadina è stato cambiato il percorso con la partenza che sarà dalla zona turistica di Lodi. Nibali e Scarponi si equivalgono, Nibali è un po' più forte sulla carta cronometro, in salita sono lì, sullo Zoncolan è arrivato prima Nibali, sull'Etna prima Nibali, ma c'era stato l'attacco di Scarponi per andare a riprendere Contador. Sul Gardeccia è arrivato prima Scarponi di Nibali e quindi è una lotta apertissima per il secondo posto. Tappa partita da Bergamo, il traguardo a quota 1360 di Macugnaga, 209 km in programma, il loro vantaggio adesso si aggira sui 15 secondi, qualcosina in più rispetto alla prima parte del gruppo, la parte dove ci sono tutti gli uomini in classifica, il gruppo della maglia rosa. Mancano 15 km al traguardo, ancora 6 km con pendenze piuttosto leggeri e poi ci sarà l'ultimo tratto di questa lunga salita verso il traguardo di Macugnaga, quella che ha le pendenze più impegnative. Ormai da diversi chilometri c'è la Katiuscia davanti e soprattutto da quando è cominciata la salita verso Macugnaga in prima posizione si è piazzato Danilo Di Luca. È lui che sta tirando a tutta, il vantaggio limitato per i due uomini al comando. Cartello dei 15 km, andiamo con Andrea De Luca sull'ammiraglia della Katiuscia, Sergio Parsani. Allora, salita che stiamo facendo a 35-40 all'ora sotto la spinta dei due ragazzi, Sergio. Sì, stiamo vedendo un attimino di fare la tappa con Rodriguez. Abbiamo fatto un Giro d'Italia sempre presenti, però ci è mancata la vittoria. Vediamo se riusciamo in queste ultime due tappe ad acciuffarla proprio nell'ultima. E siamo passati adesso sotto il cartello dei meno 15, a voi la linea. 12 secondi il vantaggio di Pinot e Rabottini. Vediamo adesso Scarponi. Ha sbagliato maglia il compagno di squadra, no, non è per te, dammi, io la prendo comunque. E sai, piove, vedi male, c'è uno sbaglia. Questo è Jérôme Pinot, alla sua ruota Matteo Rabottini, sono i due battistrada. Abbiamo sentito da Serge Parsani l'obiettivo chiaramente di conquistare una tappa, perché ora bisogna ragionare Davide anche in prospettiva parziale. Qua intanto con questa pacca sulle spalle di Jérôme Pinot credo che il francese dica tutto con questo gesto a Rabottini. Bravi, siamo stati bravi, ma ormai è andata e dunque il gruppo sta tornando anche su di loro, dunque presto, prestissimo, situazione di gruppo compatto. In corsa con Paolo Savoldelli. Sì, ormai li hanno presi, il gruppo saliva molto più forte, i due fuggitivi che erano stanchi, in questo momento non sta più piovendo, la strada continua regolarmente a salire intorno al 3%, il gruppo sta controllando la corsa, la Katiuscia non sta più facendo un passo per fare selezione ma solo per tenere un'andatura regolare. Una salita del genere comunque è molto difficile da controllare, perché dietro cominceranno a scattare ad un certo punto, bisognerà vedere se qualcuno avrà una squadra per riuscire a tenere in fila. Ormai i due fuggitivi, Pinot e Rabottini, sono nel mirino, hanno 50 metri di vantaggio con Danilo Di Luca che sta facendo un buon passo. A voi la linea. Grazie Paolo, ed eccolo qua, torniamo con le nostre immagini sulla testa della corsa proprio per seguire, per vedere il momento nel quale Jérôme Pinot e Matteo Rabottini vengono ripresi dal gruppo. Grande lavoro della Katiuscia, grande lavoro di Danilo Di Luca, però come diceva Savoldelli Davide, adesso c'è un problema, c'è una complicazione in più, perché su pendenze del genere è difficile tenere in qualche modo chiusa la corsa. Una pacca anche di Di Luca a Matteo Rabottini che è stato appena ripreso dal gruppo. Ora possono cominciare gli scatti. Finché l'andatura sarà così elevata difficile, però su pendenze del genere ci sono 10-15 corridori in grado di poter allungare. Per Joachim Rodriguez è importante. Quello potrebbe essere Moreno Fernandez, perché
nei giorni scorsi è stato molto bravo e su pendente del genere uno come lui potrebbe aiutare e molto Joaquin Rodriguez. Tra l'altro siamo riusciti a parlare con Valerio Piva, si teme la frattura di una gamba per Craig Lewis e anche per Pinotti, problemi al ginocchio, non riusciva a piegare la gamba, entrambi sono finiti proprio in quel paletto. E allora avevamo purtroppo intuito bene, eh? Sì, l'hanno preso in pieno, tutti e due. Colpa di quello spartitraffico maledetto. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, Ermetti sta perdendo contatto, ha fatto un grandissimo lavoro perché è lui che è riuscito a riportare Ruano con il gruppo Magliarosa e perde anche una trentina di metri Ulissi, Diego Ulissi. A voi la linea. Vincitore di una tappa quest'anno Diego Ulissi ha riportato l'Italia a festeggiare in questo giro proprio con la sua vittoria, un giro che invece fino a quel momento, a parte il successo di Petacchi il primo, aveva parlato soprattutto spagnolo. Ogni tanto qualche raggio di sole anche sì, sulla corsa. Infatti stiamo costantemente anche controllando la situazione del cielo perché insomma ci sono delle nuvole basse che fanno davvero molta molta paura. Adesso quasi, anzi non si vede proprio più il Monte Rosa. Losada, Di Luca, due uomini del team Katiusha, poi subito dietro quattro corridori della Saxo. Ieri si è sbloccata la Liquigas Cannondale con la vittoria di Eros Capecchi. Bisogna pensare anche adesso, Davide, alle squadre che non hanno vinto neppure una tappa. Lo diceva proprio Sergio Parsani. A questo punto l'obiettivo tra oggi e domani, considerando che loro non hanno un uomo da cronometro, l'obiettivo è quello almeno di un successo parziale. Troppo per poco, cercare di salvare il giro. Troppo poco, un secondo posto di tappa e il decimo nella generale con Joaquin Rodriguez. Ringraziamento doveroso oggi più che mai allo splendido lavoro che stanno facendo tutti i nostri tecnici, perché vi garantiamo qua dalla zona del traguardo che è veramente una situazione difficilissima per quanto riguarda le condizioni del tempo. Dunque bravi, bravissimi tutti i nostri tecnici, oggi in modo particolare quelli che stanno operando sui mezzi aerei, sugli elicotteri, perché queste sono condizioni davvero al limite. Ancora 2,5 km e poi comincia la salita vera e propria. In coda Giovanni Visconti con la maglia tricolore. Il fatto che Rabottini abbia collaborato poco o niente, soprattutto nella seconda parte della fuga, Davide, dovrebbe lasciar intuire che Visconti ha intenzione anche oggi di provare a fare la tappa. Tra 3 km te lo dico, perché se andrà avanti ok, se rimarrà lì non ci sono possibilità. Ha fatto fatica perché era rimasto nel secondo gruppo. Sì, è rientrato nel primo tratto di salita, quello un po' più impegnativo, quei 3 km che hanno permesso a lui e anche a Ruano di rientrare nel gruppo Maglia Rosa. Sì, però se ce lo dici fra 3 km è troppo facile. lo so, adesso bisognerebbe chiedere forse a Savoldelli, non so adesso dove si trova Savoldelli, lui che vede un po' tutto dalla moto. Forse ce lo dice un po' prima. O parlando con i direttori sportivi o semplicemente guardando negli occhi i corridori riesce a capire quelle che possono essere le varie situazioni di corsa. Paolo, allora la corsa di Visconti? Molto bene, mentre Ruano l'ho visto sofferente in faccia. Tutti i big lì davanti, questo gruppo è composto da circa 50 corridori. Difficile dire chi può essere il favorito perché sono in tanti, la salita non è dura, stare a ruota conta molto e secondo me qua nel finale non ci sarà una grandissima selezione, ci può essere un attacco, si tratta tutto di trovare il momento giusto. Potrebbe essere Michele Scarpone oggi, anche se non è adatto, però il tempo è dalla sua perché con la pioggia lui va molto forte, ma come sappiamo è un uomo da lì. Se per quello sarebbe il mio favorito con una delle sue azioni che sa fare. Garzelli si sta cercando di risparmiare, non mi sembra in difficoltà. Per farvi capire un po' la velocità, in questo momento stiamo salendo a 41-42 km all'ora su una strada che ha una pendenza del 2-3%. Non riesco comunque a dare un favorito e sono tutti qua. È difficile fare il vuoto, sarà molto importante trovare l'attimo giusto. A voi la linea. Abbiamo perso le tue prime parole, Giovanni Visconti. Sì, Giovanni Visconti l'ho visto in coda, ma
È molto strano il fatto che lui sia in coda, perché mi sembrava pedalasse bene, mi sembrava in viso tranquillo, mentre in questo momento vedo Stefano Garzelli che si sta sfilando, ha cambiato il rapporto e mi sa che sta mollando. Sì. Non sembra stanco, lui tante volte sembra sempre rilassato, ma sembra proprio che abbia deciso di lasciare andare il gruppo. A voi la linea. È proprio così, sì, è proprio così, è proprio così Paolo, perché Stefano Garzelli, eccolo qua, illuminato da un raggio di sole, finalmente torna un po' anche il sole sulla corsa. Ha perso contatto dalla prima parte del gruppo Stefano Garzelli, in pratica quando stavano transitando sotto il cartello dei 10 km all'arrivo, e si assottiglia ulteriormente il gruppo della Maglia Rosa. Adesso sono una quarantina di corridori. Andiamo da Andrea De Luca. Noi non possiamo fare naturalmente interviste entro i 10 km, ci ha detto che Giovanni Visconti è molto stanco, ha fatto molta fatica a rientrare in questo gruppo, insomma lui non è ottimista sulle condizioni del suo corridore. A voi la linea. Questo è l'ultimo tratto di discesa, sono 30 metri, stanno costruendo, stanno rifacendo una galleria, quindi c'è questo passaggio alternativo con due ponti di ferro. Alla conclusione del secondo comincia la salita vera e propria. Stavano sfilando le ammiraglie accanto a Stefano Garzelli, segno evidente dunque che la maglia verde sta ormai perdendo contatto, dunque ha mollato e sta perdendo contatto dal gruppo principale. Questo è il primo ponte di ferro, poi ce ne sarà un altro per tornare appunto sulla strada principale. I ponti Bailey, che sono di solito delle strutture provvisorie che servono appunto in sostituzione della carreggiata stradale quando si sta costruendo una galleria, come è in questo caso. Diamo per scontato una volata di 20-25 corridori, ma non si sa mai. Comunque è salita, non è difficile, il punto più difficile è a 4 dalla conclusione, poi la salita diventa più facile, molto più facile, all'ultimo chilometro le pendenze sono intorno al 3%, gli ultimi 200 metri sono all'8%. Comunque sia, Davide, al di là di tutte queste cifre, di tutti questi numeri, per spiegare, per illustrare a chi ci ascolta le caratteristiche di questa salita, c'è da dire che i corridori sono dei fenomeni, perché siamo in pratica al penultimo giorno, a parte la cronometro conclusiva, penultimo giorno di giro, un giro micidiale per quanto riguarda le salite. Hanno preso l'acqua, tantissima, adesso per fortuna non piove e stanno venendo su, la pendenza sarà anche del 2-3%, ma stanno venendo su a 40 km orari. Sono fenomeni, ed è per questo che al traguardo e sul ciglio della strada c'è sempre una marea di gente, perché si rende conto che queste persone fanno qualcosa di incredibile. 3.500 km, nella tappa del Gardeccia più di 6.000 metri di dislivello. Ieri hanno fatto la prima ora, nella prima ora 53 km, oggi ne hanno fatti 50 e siamo quasi alla fine di questo giro. Splendidi tutti. Andiamo da Paolo Savoldelli. È aumentata la velocità in questo momento, gli uomini della Katiuscia hanno cambiato passo, come la strada ha iniziato a salire si è visto proprio un cambiamento di ritmo, si vedono i corridori in coda che cominciano a far fatica, cominciano a soffrire, vedo sempre in coda Ruano e anche Visconti che non si è portato avanti, nonostante che si capisca che la Katiuscia in questo momento sta cercando di fare la corsa dura. Vedo pedalare bene anche Nibali, sempre tranquillo Contador. A voi la linea. Niente da fare, Visconti, ho il timore che si staccherà. Foratura da parte di un uomo della Movistar. Intanto abbiamo visto nelle ultime posizioni del gruppo anche Giampaolo Cheula, questo dovrebbe essere, anzi è Samoilau. Giampaolo Cheula è il corridore di casa, c'è da stringere i denti, da resistere anche per i tifosi, tanti, tantissimi, come gli striscioni che sono stati preparati apposta per lui. Ha cercato la fuga questa mattina, ad un certo punto erano andati via una ventina dei corridori, lui naturalmente c'era dentro, ma il gruppo ha chiuso e adesso niente da fare, si sta per staccare. Si sta asciugando anche l'asfalto. E qua nella zona del traguardo ormai non piove già da diversi minuti, sempre con la testa del gruppo, con la Katiuscia e un Danilo Di Luca che, a guardare la sua classifica, ha più di un'ora di ritardo dalla Maglia Rosa, ma oggi si sta mettendo una volta di più al servizio della squadra.
Adesso la salita è così, 6-7%, il tratto più duro ai meno 4. Sta cercando di rientrare, impresa difficilissima. Samoilau della Movistar, mancano 8 km alla conclusione e dunque per questo settimo arrivo in volata c'è la possibilità molto molto forte a questo punto che ci sia una volata a ranghi ristretti, ma una volata per la vittoria di tappa. Sempre Di Luca in prima posizione, il suo ritmo ormai da diversi chilometri da quando è cominciata questa salita verso Macugnaga. La Strassa col numero 125 ha cambiato bicicletta ed è riuscito a rientrare molto bravo in questo Giro d'Italia. Ha sfiorato la maglia rosa, ha tentato di prenderla nella tappa dell'Etna con una fuga da lontano e nel giorno di Tirano, nella volata contestata tra Visconti e Ulissi, lui è arrivato terzo, poi per la squalifica di Visconti secondo. Nell'ultima posizione del gruppo abbiamo visto anche Bram Tanking, altra nota positiva di questo Giro d'Italia, l'olandese della Rabobank. Tanti attacchi anche da parte sua, la Rabobank soprattutto nella prima parte si è distinta con la vittoria di Wenning, la maglia rosa per qualche giorno e anche la buona classifica di Kruiswijk. Dopo aver tirato, Losada si stacca. Via, stanno perdendo contatto gli uomini del team Katiuscia, la squadra che chiaramente ha fatto il grosso del lavoro una volta che la tappa è entrata nel vivo, in pratica dopo lo scollinamento, dopo il GPM del Mottarone. Selezione. Altri uomini che stanno perdendo contatto, gruppo che si infila in questa nuova galleria, lo splendido scenario di questa salita sta reggendo anche il tempo in fondo, in cima alla Valle Anzasca, la cima del Monte Rosa, qua siamo sul versante est. Sette chilometri, atteniamo l'uscita del gruppo da questa galleria, da questo tunnel, si è fermato anche il nostro elicottero, bravi, di Castelfidardo, lui che in classifica è in quarta posizione, adesso ulteriore selezione, in pratica stanno saltando i vari gregari, quelli che hanno lavorato finora e come succede sempre rimane il testa a testa, la sfida diretta tra i vari capitani, tra gli uomini di classifica. Sta cercando di riportarsi anche Ruano, aveva nuovamente perso contatto il vincitore del Grossglockner. Attenzione ora ai tentativi di scatti, ci prova Tiralongo. Paolo Tiralongo ieri è arrivato quinto sul traguardo di San Pellegrino Terme. Bello allungo ed è il secondo per Paolo Tiralongo. Danilo Di Luca va nel tentativo di chiudere sul siciliano dell'Astana. Una quindicina di corridori sono rimasti adesso all'inseguimento di Paolo Tiralongo che è nella prima posizione, è Di Luca che riporta il gruppetto con tutti, il gruppo con tutti i migliori sul siciliano, eccolo qua. Grande crescita di condizione nel finale di giro per Tiralongo. Di Luca riesce a riprenderlo con Porta in terza posizione, Nibali, Contador, Scarponi. C'è anche Gadrello, abbiamo visto tutti i migliori sono là nelle prime posizioni del gruppo che si infila in un nuovo tunnel. C'è anche la maglia bianca di Roman Kreuziger. Attenzione perché è rimasto fuori Ruano. Ruano è rimasto fuori, sì, ed è rimasto indietro anche Nocentini con Rabottini e Visconti. Dunque Visconti non è riuscito, evidentemente i dubbi e le perplessità di Luca Scinto erano fondati. Oggi non una grandissima giornata per Visconti che ha lavorato tanto nei giorni scorsi. Ora ha perso contatto quando mancavano 6 km alla conclusione. Ruano è il sesto della generale con un ritardo di 9 minuti e 18 secondi. Si è fermata la nostra moto di ripresa qua all'uscita del tunnel per vedere l'arrivo, per aspettare l'arrivo del gruppo con tutti i migliori. Vediamo la situazione, una ventina di corridori che sono rimasti davanti, sempre con una ventina di metri di vantaggio. Paolo Tiralongo. Qui adesso la salita diventa più difficile, 8%. Prova ad allungare Tiralongo, partito
quando mancavano 6 km e mezzo alla fine. È partito benissimo. Adesso attenzione a Contador, si sposta sulla destra come per voler studiare le mosse degli avversari, rimangono incollati alla sua ruota Scarponi e Nibali. Andiamo da Savoldelli. Si sta staccando in questo momento Carrara, il gruppetto davanti è composto da circa 20 unità, ogni 300-400 metri si stacca qualcuno, si è staccato Scherrer, mentre adesso c'è uno scatto di nuovo della Rabobank. Il Contador controlla, vedo solo Nibali della Liquigas lì davanti, vedo anche Scarponi, i gregari non hanno più, i capitani comunque non hanno più molti gregari lì, eh. In questo momento stanno restando tutti soli tranne Contador. A voi la linea. È Crosswick, l'uomo della Rabobank, che ha provato ad uscire dal gruppo con tutti i migliori. Roman Kreuziger deve temere Crosswick per la classifica della maglia bianca, perché l'olandese è in seconda posizione. Pedala particolarmente agile oggi Michele Scarponi. Meno 5 per Paolo Tiralongo, 5 km al traguardo per l'uomo della Astana, Paolo Tiralongo, uscito 1,5 km fa. 15 secondi, 14 secondi di vantaggio. È riuscito a rientrare Machado nel gruppo con i migliori. C'è anche Cataldo che ieri ha fatto una bella cosa risalendo, guadagnando due posizioni nella classifica generale. Quick Step, la sua formazione. 14 secondi il vantaggio di Tiralongo sul gruppo della maglia rosa. Insieme a Scherrer c'è anche Hubert Dupont, poi Menchov. Chiude Lagutin della Vacansoleil. Andiamo da Andrea De Luca. La situazione dietro vede 13 corridori che ormai non hanno più speranze di rientrare, tra questi Ruano e Giovanni Visconti. Matteo Carrara ha fatto uno sforzo per poter rientrare nella maglia, nel gruppo maglia rosa, non c'è riuscito, adesso ha un ritardo di una cinquantina di metri. C'è riuscito chi era con lui? Lagutin. A voi la linea. Eccolo qua. Nella seconda parte della tappa Androni Cipi, può essere anche una scelta, Davide, questa qua di Ruano. Certo, fa una certa impressione vedere Ruano nel secondo gruppo in una tappa con arrivo in salita, però è anche vero che domani c'è la frazione della Sestriere, di più la frazione del Colle delle Finestre. Difficilmente vedi un uomo in classifica mollare per cercare di vincere la tappa del giorno dopo. Lui è sesto, non è una brutta classifica per lui, non so, forse perché si era trovato nel secondo troncone, forse ha pagato il freddo, la pioggia, forse perché ha fatto uno sforzo eccessivo nel primo tratto. Sta di fatto che adesso sta perdendo diversi secondi nei confronti del gruppo maglia rosa e sta tenendo molto bene Paolo Tiralongo. Paolo Tiralongo che mantiene 15 secondi di vantaggio sul gruppo con tutti i migliori, 4 km alla conclusione, ormai questi dietro, sì, come ci diceva Andrea De Luca, hanno decisamente mollato, per loro non ci sono più possibilità di rientrare, no, credo? Hanno mollato, non molla Ruano, vedete che sempre sui pedali, sta cercando a questo punto di limitare i danni, quindi non credo che si sia staccato volontariamente, ma non ce l'ha fatta, almeno in quel momento dove c'è stato l'attacco di Tiralongo. C'è stato l'attacco di Tiralongo che in pratica è corrisposto con il cambio di ritmo vero e proprio. In quel momento Ruano ha mollato. E sta andando davvero forte. Mi sembra che stia aumentando il vantaggio. Eh sì, questa è la sensazione ad occhio, che stia aumentando il vantaggio di Paolo Tiralongo nei confronti del gruppo con i migliori. Chiediamo conferma a Paolo Savoldelli, a te. Sta guadagnando, Tiralongo sta andando molto bene, adesso gli uomini della Saxobank però hanno passato i 4 km all'arrivo e stanno aumentando l'andatura. Stanno salendo molto forte, vedo in coda Machado in difficoltà, anche Lagutin, anche Arroyo è lì proprio, riesce a restare lì ma sta soffrendo, rilancia. Fino adesso ci sono stati dei cambi di velocità, non sono mai riusciti a fare un'andatura regolare, infatti ogni tanto rientrava qualcuno, ma adesso no, il passo che stanno imponendo i corridori della Saxobank è veramente elevato, stanno mettendo tutti in fila. A voi. Stanno mettendo in fila il gruppetto dietro, quelli della Saxo, però Tiralongo sta prendendo su alla grande. Io faccio il tifo per Tiralongo perché è un grande professionista, un ottimo gregario, è passato professionista nel 2000 e non ha ancora vinto una corsa tra i professionisti. Oggi è lì a 3 km e mezzo dall'arrivo con 20 secondi di vantaggio. E oggi può essere la sua grande giornata.
c'è da fare davvero il tifo per un ragazzo così, per un corridore così. Negli ultimi due giorni, lo abbiamo detto in precedenza, Davide, da Diego Ulissi a Eros Capecchi, il nuovo dell'Italia del pedale che avanza. Bellissime le sue vittorie, anche pensando in prospettiva, pensando al futuro. Beh, oggi invece c'è davanti un... c'è davanti un uomo che ha fatto della serietà al servizio degli altri, la sua caratteristica principale. L'aveva visto bene ancora una volta, e non ci stupiamo di questo, Paolo Savoldelli, perché Machado, Arroyo e Lagutin erano lì che stavano tenendo con i denti le ruote del gruppo, e adesso invece stanno perdendo contatto. Sale regolare la Saxon, Tiralongo non è in classifica, quindi anche se guadagna 30-40 secondi non è un problema. Il ritardo di Ruano, 1 minuto e 10 secondi. Ha perso tanto Ruano, è un minuto, più di un minuto per il venezuelano dell'Androni. Provano in quel leggero tratto nel quale la strada spianava a riportarsi sotto Machado e Arroyo, sempre con i due della Saxo che stanno mettendo in fila il gruppo con i migliori: Dupont, Gadré, Kreuziger, che davanti ad ovviamente il compagno di squadra, dunque deve restare là. E poi a Kreuziger è sufficiente per lui controllare Tanking nella classifica della maglia bianca. Meno di 3 km al traguardo per Tiralongo. Ce la può fare Paolo Tiralongo. Adesso la salita diventa un po' più pedalabile al 3-4%, poi riprende un po' più impegnativa ai meno 2. Andiamo adesso a controllare il vantaggio ai meno 3. Continua a scorrere il nostro cronometro, siamo nell'ordine dei 20 secondi, ma qualcosina, poco, ma qualcosina ha guadagnato ancora Tiralongo. 22 secondi di vantaggio, attenzione a Contador, perché si sta portando lì non a ruota ma al fianco dei suoi compagni di squadra. Macugnaga saluta il giro e sta salutando una grande azione di Paolo Tiralongo, vuole mettergli pressione in qualche modo anche Scarponi, che rimane lì. Questo intanto è Dupont, c'è lo scatto di Uber Dupont che prova ad uscire dal gruppo. Anche lui è una sorpresa di questo Giro d'Italia. Una delle note più positive del giro, Hubert Dupont, insieme alla sua compagna di squadra Gadré, che abbiamo visto per un attimo inquadrato dalla nostra telecamera. Joachim. Eccolo Rodriguez, ci si poteva attendere un'azione di Joachim Rodriguez, è stato il primo che è andato a chiudere su Dupont. 24 intanto i secondi di vantaggio per Paolo Tiralongo, l'azione ora di Joachim Rodriguez, ha preso una trentina di metri di vantaggio rispetto al gruppo con gli altri uomini di classifica, prova a tenere la sua ruota Dupont, sono loro due all'inseguimento di Tiralongo. Si è reso conto che Tiralongo stava guadagnando troppo per i suoi gusti e adesso sta cercando di andare a riprenderlo. Qui comincia la salita ancora alla 7-8%. Del resto ci si poteva aspettare un attacco di Joachim Rodriguez su pendenze non particolarmente cattive, non sono quelle che ama lo spagnolo della Katiuscia, che però è in grado di uno spunto, di uno scatto in salita, forse come nessun altro. Ora è un po' più pesante l'azione di Paolo Tiralongo, scende il suo vantaggio, 18 secondi di vantaggio. Joachim Rodriguez in quel tratto in rettilineo vedeva anche il siciliano della Stana che si sta avvicinando all'ultimo chilometro e mezzo. Molto più sciolta la pedalata di Joachim Rodriguez in questo tratto. Ha fatto lavorare a fondo la sua squadra Rodriguez, obiettivo vittoria di tappa per la Katiuscia, che ancora non ha vinto a questo giro. In coda, attenzione che potrebbe partire Scarponi. Siamo. Tiralongo è sempre davanti con Joachim Rodriguez, che ha al suo inseguimento una quindicina di secondi di vantaggio. Scorriamo con l'immagine per vedere cosa sta succedendo dietro, sta per essere ripreso, è stato ripreso Dupont e scatta Contador, lo scatto di Alberto Contador, 1,6 km alla conclusione. Contador schiazza sui pedali seguito da Scarponi e Dannibali, si stanno riportando su Rodriguez. I primi quattro della classifica generale, c'è anche Gadré, sta per essere ripreso Joachim Rodriguez. La fiammata di Rodriguez che ha fatto solo parzialmente la differenza, eccoli qua, non sono in questo ordine ma sono i primi quattro della classifica generale, su di loro si sta riportando anche Crosswick con Contador, che è stato il primo a rompere gli indugi. Ora l'attacco è di Gadré. John Gadré, il vincitore della tappa di Castelfidardo,
sta per andare a riprendere Rodriguez, mancano 1300 metri alla conclusione. Andiamo adesso a controllare all'ultimo chilometro in pratica a 100 metri di vantaggio tira Longo. Adesso la salita diventa un pochino più facile. Tanto... Contador ancora Alberto Contador, Scarponi e poi Nibali. Poi Crosswaite. Contador è andato a riprendere John Gadré, vuole lasciare il segno anche oggi Alberto Contador, micidiale come lo è sempre stato in questi giorni il suo spunto, il suo scatto, guardate qua, quando si alza sui pedali è semplicemente spettacolare. Contador ha ripreso Rodriguez. 6 secondi il vantaggio di Tiralongo, 100 metri. Ha già superato lo striscione dell'ultimo chilometro, ha una cinquantina di metri di vantaggio, è riuscito a fare il vuoto però Alberto Contador sugli altri uomini di classifica. Tiralongo sa che sta arrivando dietro Alberto Contador, meno di 800 metri alla conclusione, si volta, lo vede arrivare, questa è un'immagine che fa davvero paura per Paolo Tiralongo, voltarsi e vedere che dietro sta arrivando Alberto Contador. Ancora 500 metri, gli ultimi 200 sono i più difficili. Il ghigno, la smorfia di sofferenza sul volto di Paolo Tiralongo che ormai è ai 500 metri dalla fine, sta arrivando su di lui Alberto Contador che si volta, vede che dietro è riuscito a fare il vuoto e adesso c'è l'operazione aggancio di Contador. Vediamo come si comporterà Contador. Vediamo, gli ha detto qualcosa. Tra l'altro si conoscono bene, sono benissimo, stati compagni di squadra, c'è un grande rapporto tra questi due. Contador che si è portato al comando, lo ha ripreso, ancora una volta ha voluto dare e ha dato una dimostrazione di forza, di superiorità. Dietro si stanno riavvicinando Nibali e stenta a tenere il contatto Rodriguez. Vedremo cosa può fare adesso Contador, 200 metri all'arrivo. Meno di 200 metri alla conclusione con Contador che adesso viene affiancato da Paolo Tiralongo che passa, si riporta al comando. Contador si accontenta così, Paolo Tiralongo può andare a festeggiare la sua giornata più bella in assoluto, la vittoria di Paolo Tiralongo. È di nuovo Italia qua alla Giro con Tiralongo e Contador che è sempre di più il padrone davanti a Nibali, poi Gadré, Rodriguez, Crosswaite che Scarponi, il padrone del Giro, ma oggi mi piace dire Davide Contador, il signore del Giro, perché oggi possiamo dirgli soltanto bravo per quello che ha fatto negli ultimi 200 metri, il successo di un magnifico Paolo Tiralongo. È stato un chilometro bellissimo, Tiralongo per vincere la sua prima corsa tra i professionisti, Contador che quando ho visto la salita, quando ho visto tutti questi attacchi non ce l'ha fatta a trattenersi ma ha lasciato la vittoria a Tiralongo. E andiamolo ad ascoltare dunque subito il siciliano con Piacente. Le lacrime di Tiralongo, Paolo, finalmente la prima vittoria e che vittoria! L'ho cercata, sono due giorni, finalmente mi hanno dato la libertà di fare la mia corsa e oggi ho provato, ho tentato in tutti i modi, sapevo che sto bene, sto uscendo veramente in crescendo ed è una vittoria di squadra, una vittoria che dedico a tutti i miei tifosi, a mia moglie che fa tanti sacrifici e a me stesso perché dopo una vita da gregario finalmente ho centrato l'obiettivo. Cosa ti ha detto Contador quando ti ha raggiunto ai 200 metri? Con Alberto siamo grandi amici, c'è il rispetto reciproco, è stato lui a incitarmi a scattare ai 6 all'arrivo perché mi ha detto questo è il momento buono per partire, sapeva che io stavo bene perché ci eravamo parlati. Comunque lo ringrazio anche lui che è un fuori classe ed è un corridore che per il ciclismo è importantissimo. Grazie e complimenti Paolo, a te Francesco. L'anno scorso erano compagni di squadra l'Astana, l'anno scorso Tiralongo è stato bravissimo al Tour de France proprio per aiutare Alberto Contador. E sta per arrivare intanto con un ritardo superiore ai 2 minuti il gruppetto con Ruano, eccolo qua che taglia il traguardo. Ritardo per Ruano 2 minuti e 20 secondi, 2 minuti e 20 secondi il ritardo per il gruppetto con José Ruano. Paolo Tiralongo, una vita da gregario, un giorno da campione, Davide.
È stato bello, quando è partito l'ho detto subito, spero che vinca perché se lo merita. È passato nel 2000, tra i dilettanti è arrivato terzo in un Giro d'Italia, è stato un gregario modello alla Fassa Bortolo, è andato con Damiano Cunego e adesso dopo, tanto aspettiamo un attimo Scarponi, sentiamolo in diretta. Michele, un'altra tappa tutta, anche nel finale, nessuno si risparmia, tutti attaccano. Eh beh, siamo a Giro d'Italia, no? Penso che sia normale e è sempre così. Però dai, anche oggi avete tenuto. Tenuto, insomma, io ho perso qualche secondo. Grazie Michele, a te Francesco. Eh sì, l'ha perso qualche secondo perché Contador ha guadagnato ulteriormente e anche Nibali qualcosina ha guadagnato su Scarponi. Classifica adesso... generale, ora Contador a 5.18 su Scarponi, poi 5.52 su Nibali, 7.53 su Gadré, 9.58 su Sivtsov. Tra Scarponi e Nibali 34 secondi. A Contador è stato sufficiente questo, dare un ulteriore segnale. Intanto si è beccato anche 12 secondi di abbuono che comunque non guastano mai, ma soprattutto ha dato un altro segnale. Volendo avrebbe potuto davvero fare il pieno anche di vittorie di tappa. Ne ha lasciate qualcuna qua e là apposta e oggi... si è dovuto fermare perché non poteva assolutamente battere Paolo Tiralongo, non lo poteva fare. No, assolutamente no. Una cosa del genere è successa nel 95 mi sembra con Jalabert in cima a un arrivo alla Vuelta a Sierra Nevada. E adesso pronti per andare sul palco del processo alla tappa con Alessandra De Stefano, i suoi grandi ospiti anche oggi Eddy Merckx, ma non solo, perché avremo anche Felice Gimondi, Francesco Moser e ci andiamo con la vittoria di tappa di Paolo Tiralongo con la classifica che è sempre più in pugno di Alberto Contador, dominatore, ma lo ripeto, soprattutto signore al Giro d'Italia. Processo alla tappa, te Alessandra De Stefano.